Sposto. Hello people. Zitta Cali. Non dovrebbe dare fastidio che. Okay. Buongiorno, sono le 9:30 di giorno 20, 21. 21 aprile. Clima, temperatura, se esce il sole fa caldo. Se no è freschetto, in alcune zone è freschetto. Ci sono cali e tufi dietro. Stiamo aspettando qui Zani che esce dal medico. Si è fatta i capelli. Io voglio che se li fa crescere, perché dove andava dalla parrucchiera sia al lavoro che a farsi i capelli, gliel'hanno, lei ce l'aveva lunghissimi, belli, sembrava una brats, le bambole queste qua, e gliel'hanno, se l'è fatti tagliare tutti, non so se gliel'hanno venduti nel tempo, gliel'hanno accorciati tutti. Poi si era fatta in quel periodo, si era fatta un. Li voleva tutti bianchi, tipo strega. Mi ha detto, se economicamente, diciamo, o ti compri degli occhiali, ti devi mettere dei gadget se hai i capelli bianchi, insomma. O comunque devi avere uno stile naturale, tipo. Molto. Alla urinoterapia, cioè quelli che proprio. E allora molti si. Insomma, il capello bianco, il capello grigio bianco lasciato, o hai un. Altre cose, altri gadget da metterti, oppure. Diciamo, devi avere uno stile molto naturale. Se no non ti stanno bene. Lei se li voleva lasciare così naturali. Ma in quel periodo che era così, però tutto sto bianco, se non è curato, se non hai altre cose, se non hai anche prodotti naturali. E allora io penso che è meglio come era lei prima col capello. Comunque gli ho detto di farselo crescere, si è fatta la tintura, sta bene. Ora vado a parlare qua col dottore. Secondo me sta bene. Comunque lasciamo stesso, non so neanche se volevo fare il video. Ma io. Cioè mi ritrovo sempre a dire sempre le stesse cose, perché ho avuto questa coscienza, questo sviluppo delle idee. Ma intanto prima di tutto dico una cosa, l'Italia non è un posto dove si può una persona si può arricchire. Oh, cosa dici di qua, di là? Non è vero, si arricchisce un sacco di gente, si fanno. Allora, non ti puoi arricchire con i panini. Perché ti. Non so se avete visto. Ti t'ammazzano una familiare in qualche modo. Dice, ma il fatto non è quello, i casi non sono quelli, però così coincidono le cose. Quando cominci a guadagnare dei soldini o stai studiando qualche cosa, alcuni dicono non è vero, ma magari non se ne sono accorti. Quando comincio a guadagnare, che so, io ho guadagnato anche in lire, mi ricordo, una busta paga da 6 milioni. Mamma mia, che cosa stava succedendo? Che cosa stava succedendo? Quindi non ti puoi arricchire. O appartiene a una famiglia ricca, o appartiene a una famiglia non ricca. Oppure aspetti, aspetti, mi sposto, mi sposto. Sposto, ce la fai? Non ce la fai. O appartiene a una famiglia ricca, o a una famiglia non ricca, diciamo, dividiamole così.
subentrano appena c'è una forma di potere. Perché? Perché allora, in Italia dovremmo. Ti bombardano di. Bombardano la gente di beni, di ben di Dio di tutti i tipi: cellulari, macchine, abbigliamento, stili di vita, luoghi paradisiaci, belle case, ristrutturazioni, case antiche natur, cioè qualunque cosa, e comunque servono dei soldi per vivere. Dice: vai a vivere esule, te ne vai, fai uno stile di vita alternativo. Comunque servono tutta una serie di situazioni anche attorno a te. Lavorative o non lavorativo, comunque un ambiente che ti permette di poter fare uno stile di vita wild o nature, oppure comunque di business, di successo, insomma, qualunque, in qualunque direzione ti muovi, per accaparrarsi qualche una fetta di paradiso, una fetta di qualcosa che dici, in cui una persona si ritrova, nel ritrovarsi succede malattie, morte, dice è la vita, però la vita, mi sembra che bombardate i ragazzi, la gente di tutte queste cose possibili, queste cose, obiettivi della vita, dovrebbero essere comprarsi le cose. Poi, alla fine cosa si potrebbe fare, visto che questo non si può fare? Stare lì a guardare i ponti, a passare e guardare i monti, a guardare le opere d'arte, a guardare le fabbriche, le industrie, i grossi colossi industriali, i centri commerciali. Fare un giro turistico nel posto e guardare. Quindi non è che sono cambiate tante le cose, cose fatte per farle guardare, per farle entrare, usarle e uscire dall'altra parte. E poi dall'altra parte tutti questi beni, tutti questi ben di Dio. Dio non c'entra un cazzo, ben di Dio. L'opposizione, chi dovrebbe invece avere. E poi tutti questi politici dice no, craxi cose. L'hanno punito, l'hanno punito. Cioè. Ma se voi volete la pena per i reati minori, cioè per una persona che fa dei reati minori, o che addirittura non sarebbero molti neanche reati, ma i reati maggiori, allora craxi i vari politici che hanno sbagliato su qualche cosa, un esempio. Cosa dovrebbero fare? Polverizzarli. Polverizzarli. Distruggerli. Polverizzarli. E i figli loro, e i figli dei figli, e a quelli che solo dicono il nome di questi, ma cioè, persone o magistrati, che i magistrati rovinano la vita ai politici. Se è giusto, fanno benissimo i magistrati ad evidenziare, a sopralineare, a sottolineare dei reati che tu non è che stai facendo, stai rubando una pera, cioè tu stai distruggendo tutti gli alberi di pere, cioè praticamente stai sconvolgendo la vita di me. Quindi la differenza tra quelli che dovrebbero essere reati individuali oppure reati fatti su terzi, su altre persone, su una moltitudine di persone, o addirittura quelli che fanno i reati mortali, o invece quelli che non fanno reati mortali. Cioè, questa distinzione è il magistrato che non viene comunque neanche punito. Quindi non solo non dovrebbero giudicare, o comunque dovrebbero avere una confusione mentale, non saper distinguere un reato grave da un non reato, che comunque è un illecito o qualche cosa, dovrebbero essere così rincoglioniti e confusi i magistrati. E in più
Li volete dei magistrati intoccabili, quindi incapaci, confusi e intoccabili, cioè come la politica. E allora cosa si dovrebbe fare? Non ti puoi arricchire con i panini, non ti puoi arricchire con questo. Se ti puoi arricchire c'è un prezzo nell'arco della vita da pagare, c'è un, perché se vince l'altra parte, se, un rigiro di frittate e cose. Ora quello che io mi incazzo molto è anche la controparte. Chiede all'altra parte chi contesta l'opposizione. Tutti a fare dei fighi culturalmente come se fossero gente acculturata di, cioè che lo sono, magari hanno studiato, hanno fatto tutti, dai ragazzi quelli più giovani di me, con i giornaletti alternativi, con i giornali che io amo. Mi piacciono, però cosa gli rimprovero? Il fatto di non saper contestare, di venire lì tutti a fare il discorso figo, il discorso culturale, l'educazione, perché spiegando, cioè perché non l'avete avuto per 40 anni, per 50 anni, i vostri genitori, che ha combattuto un sistema sbagliato, che ha combattuto dei confusionari, che ancora sono vivi, quindi. E che ancora sono in giro e che magari c'è il proseguimento dei loro, nonostante gli sbagli, gli errori e le cose anche incostituzionali, poi la confusione incostituzionale contro le regole internazionali. E anche le regole internazionali, l'esempio di alcuni paesi, preso a cazzo di cane, preso male, preso che prendono, se vedete qua stanno facendo così, ho capito, lì stanno facendo così, ma hanno tutto un altro sistema. In quel paese. La condannano una cosa del genere, però la gente ha la possibilità di rivedersi in quella cosa, in una regolamentazione di alcune cose. È per questo che c'è la regolamentazione di alcune cose, però fuori da queste cose qua viene punita. Invece qui non vogliono regolamentare le cose. Vogliono solo renderle punitive al massimo. E quindi cercano di applicare delle regole di altri paesi dove condannano, puniscono e fanno, ma su una base di non regolamentazione di niente. Cioè, tu punisci, ci sono delle strade, le strade sono regolamentate, sono asfaltate, sono sistemate circa. Chi va fuori strada? Si dice che va fuori strada. Non puoi dire che vai fuori strada a delle persone se non fate le strade. O se le strade sono tutte confusionarie, non sono quello che dite. Quindi applicare delle regole di punizione per dei comportamenti illeciti significa che ci devono essere dei comportamenti leciti. Non puoi tu fare tutto illecito e tutto illecito è punibile. Reati piccoli, metterli davanti tutti questi reati e dietro mentre voi, se fate così con i reati minori, allora i reati maggiori, cioè ci dovrebbe essere l'ecatombe. Cioè quando un politico sbaglia, basta, finito, ecatombe. Lui, il suo cognome, i suoi figli, niente televisioni. Niente bancarelle, niente, manco un coso, siamo un negozietto di stelle filanti e coriandoli. Niente. Politico ha sbagliato e quindi va condannato lui fino alla sua centesima generazione, il partito e tutte queste cose qui, cancellato dall'orbita. Cioè, reati gravi in cui in mano hai milioni di persone, tu hai distrutto, hai creato una distruzione di massa. Invece no, loro i reati piccoli, in più inasprendo le pene, come se ci fosse un sistema in cui comunque c'è il contrabbando, cioè hai le sigarette, chi fa contrabbando
viene punito perché c'è la sigaretta legale e c'è il contrabbando. In un posto dove non c'è la sigaretta legale, però fumano e condanni per il contrabbando, cioè tu che cosa stai facendo? Stai creando un sistema dove c'è l'illegalità e l'illegalità. E quindi non c'è più spazio per niente. C'è l'illegalità, che non è legale la sigaretta, e li punisci con l'illegalità quando li becchi che hanno la sigaretta. Quindi l'illegalità è l'illegalità. Basta, è tutto illegale. Cioè, non c'è altro spazio per la legalità. Non si può discutere reati pesanti, gravi, non si, perché state discutendo dell'illegalità, perché è illegale le sigarette, e state punendo l'illegalità delle sigarette. Non c'è spazio più per la legalità, non c'è spazio più per discutere reati gravi, non c'è spazio più per niente. State buttando tutto su una cosa irrealistica, finta. State punendo come se fosse un paese, come se voi siete un paese che sa mettere delle regole, dei limiti, ma manca la legalità. Quindi, prima bisogna fare la legalità, cioè mettere il tollerabile dei margini sull'uso e costume di qualche cosa. E poi, una volta che hai costituito una cosa, costituire i margini dell'illegalità. E poi infilarla su una cosa che comunque rimangono dei reati che non si fanno a una moltitudine di persone. Non distruggi una città. Un pacchetto di sigarette, una sigaretta, un popolo che fuma sigarette, una nazione che fuma sigarette, non è una nazione che accende il nucleare, che accende degli inceneritori, non è una fabbrica di chimica industriale. Sono delle persone che stanno fumando delle sigarette. La fabbrica industriale di chimica è un'altra cosa. Quindi avere in mano il proprio destino e potersi muovere dentro delle regole legali e illegali è la realtà di uno Stato più o meno scassacoglioni. Ma avere in mano tantissime persone, città, paesi, persone, famiglie, bambini, adulti, e non saperli gestire, è un'ecatombe. È un'ecatombe. E quindi cosa dovrebbero, quanti milioni di anni di carcere si dovrebbero fare questi che fanno un'ecatombe con le persone? Milioni di anni di carcere. In più prendono le leggi dai paesi che regolamentano, che hanno una regolamentazione, quindi ti mettono dei divieti. Loro mettono divieti su divieti. E dovremmo stare a guardarci i ponti, a guardarci cosa, a non potersi arricchire perché chissà che cosa ti succede. Chissà chi ti ammazzano, chi ti fanno, chissà che cosa. Ti arricchisci poi col ponte, ti arricchisci con le disgrazie dell'illusione, della costruzione di una cosa o della demolizione di qualcosa o nell'introito che sta nel, di per sé non porta nessuna ricchezza. Perché già ci sarebbe da gestire qualcosa. È tutto così in Italia. Non sapevo neanche se caricarlo questo video. Perché è un discorso che è talmente logico, talmente penso che la gente è impazzita. Che le persone appunto con queste cose qui vengono fatte impazzire. Penso che non esista neanche votazioni. Così, ieri parlavo con un amico che diceva che ha una bella idea di fare il verde, il verde, il verde, il verde, il verde. Ma io non sono un politico, mi fa. E allora perché sei entrato in politica? Perché è l'unica maniera per lavorare, per fare.
Devono fare qua il verde a Siracusa, il verde, piantare verde, anche ce n'è tanto, curarlo, piantare. Bella idea, minchia il verde, me ne frega se viene di destra o di sinistra. Alla Cavour. Una bella idea il verde. Ma dove li prendete i soldi? Alle tasche delle persone? Levandolo alle periferie? Dove lo prendete? A parte questo, avete una logistica di come sistemare questo verde? Di dove serve, di dove non serve, il tipo di piante che ci vuole. Sarà calpestabile, ci sarà un discernere, una differenza, ci sarà quello non calpestabile, perché sarà un'aiuola, dei bei fiori, in una misura che non sia levare i soldi alle persone, alle case della gente. E poi ci sarà del verde invece calpestabile, dove si può giocare a pallone, stare a bivaccare. Sotto un oh, bivaccare, questa è gente che allucina. Cosa volete fare? Girare nelle BMW, girare nelle ville, girare nei palazzi a parlare di giustizia, fare i filosofi Platone, Aristotele, trasformare la gente. Oh, la gente vive, vuole vivere. Gli fate vedere una macchina, se la vorrà comprare, 100 macchine, una di quelle se la comprerà, una delle 1000 vorrebbe. Fate vedere un bel parco, un albero, cioè che problema c'è a stare sotto un albero? Il problema è come, dove, quando, perché siamo in tanti. Se eravamo in pochi, stavamo con le capanne, probabilmente non ci sarebbe bisogno di tutto questo se c'è gente ragionevole. Siccome siamo in molti, ragionare tra molti è difficile, tra una moltitudine di persone, vedersi e parlare tutti. Quindi ci dovrebbe essere qualcuno che ragiona per noi, delle nostre esigenze. E non qualcuno che inculca nella testa delle persone delle esigenze calcolate a tavolino, inventate, supposte, che poi nel concreto non sono sviluppabili, ci vogliono anni, non servono. E quindi tutto rimane una cosa non costituita. Se due persone vivono in una capanna, altri vivono in un'altra capanna, l'altro in un'altra capanna, ci vediamo e discutiamo su come dobbiamo fare, dove sorge il sole, dove cosa dobbiamo andare a pescare. Se qua siamo pieni pieni di strati sociali, di persone, di gente, di cose. Non possiamo incontrarci tutti, quindi ci vuole qualcuno che si incontra per noi e discute, non di come mettervela nel culo, perché se no è guerra. Se quelli delle capanne si incontrano per discutere a come mettergliela nel culo a quelli della capanna accanto o a quelli dall'altra parte della sponda del fiume, diventa un discorso. Figuriamoci se non siamo noi a discutere, ma è qualcuno che discute per noi, perché siamo in molti, e alla fine discutono solamente di mettergliela nel culo a qualcuno, non di creare un mondo migliore. Che rappresenti la situazione, il tollerabile, le cose un po' più complicate cose, no, questa confusione.